Voice Over, un radiodramma scritto da Gianfranco Faini con Alice Modonesi e Gianfranco Faini. Esiste una stanchezza del vivere che si rivela attraverso dei segni, la spossatezza, la fiacchezza data dagli accadimenti e dalla delusione di rapporti con le persone. Tutto questo va a incidere sull'umore e su un'intelligenza spenta. Hai bisogno di qualcosa, amico? La sfiducia nel consumare il quotidiano avviene piano e lentamente ci consuma. Quella pigrizia che alimenta questo maledetto fratello alle soglie di una depressione. Si può sapere di cosa stai parlando? Si può sapere chi cavolo sei e che cosa vuoi? Quello che dici l'ho già sentito e... E che cosa? Stavo parlando ad alta voce e siamo in un posto pubblico. Ti ho forse chiesto qualcosa? Ti ho molestata? Guardati in giro. Lo sapevo. Sto parlando con me stesso. Ma allora, da dove viene la solita vocina che mi parla? Ti ascolto, non sono la tua vocina. So che hai molte cose da dire, molte cose sono inutili, sciocche, già sentite. Ma certe altre no. Mi sto chiedendo se mi faccio i complimenti da solo, se mi commisero da solo, o se sono semplicemente stupido da solo. Sono una voce autentica. Credo di aver trovato delle lacune nella mia mente e in questo trovo disgrazia. Trovi chi? Ridi, ridi, intanto le lacune si dilatano molto più velocemente che le galassie in cielo. Wow, suona quasi poetico, ma volevo ribadirti che le mie valutazioni e soprattutto la mia voce è vera. Vuoi dire che quella che sento non è una creazione interna, ma una voce esterna? Una voice over? Esattamente, bambolotto. Bambolotto è troppo confidenziale. Nemmeno ti conosco. Chi sei veramente? La voce di una donna che desidera nei miei pensieri o una voce di donna che desidera me? Interessante. Allora? Allora cosa? Ti scoccia non sapere esattamente chi sono? Se un'amica, conoscente, vicina o un oggetto dei desideri? Come spesso capita a voi maschietti? La vuoi smettere di rompermi le scatole? Che vuoi dire? Voglio dire che anche tu nascondi tanti segreti. Come tutti, mia cara. Ma cosa sto dicendo? Sto dialogando con te come se fossi qui presente. Ma hai tutta la mia approvazione. Confidati, mio caro. No, ora basta. Primo, devo capire con quale voce sto parlando. Chi diavolo sei? Ci sei vicino, mio caro. Vicino a cosa? Vicino a quello che hai detto. E vicino... Sì? Alla fine. Fine di che? Di un radiodramma? Ma fammi il piacere. Forse il piacere te lo faccio io. In che senso? Hai finito di risolvere i tuoi guai, i tuoi debiti, i tuoi problemi con le donne, i tuoi problemi col passato? E tu hai finito di indagare in profondità? Che vuoi fare? Una pulizia dell'anima mia come fossi un vestito da pulire? Sei una vecchia mutanda. Questa è una battuta che ho già sentito in un film italiano da Oscar. Lo so. E allora? Arriviamo ad una conclusione? Io sono la conclusione. Avrei preferito un inizio, magari d'amore con te. Povero illuso. Che vuoi dire? Sono la fine. La fine di chi? Della vita. La vita? Quale vita? La tua. Ma quante volte hai visto Il Settimo Sigillo? Ami il film d'autore? Certamente, ma quella è un'altra storiella. La tua ha i minuti contati. La mia storia ha i minuti contati? Sono la morte. Che vuoi dire? Questa è la mia voce. E che cosa dovrei fare? Vuoi sapere troppe cose, non ti è concesso. Certo, ormai sto giocando a questo gioco strambo e assurdo. Consigliami, dimmi cosa devo fare. Niente domande, niente risposte. Ma se tu sei la morte, di cosa sto morendo se posso saperlo? Ed io, che ci guadagno? Non hai vissuto... E goduto abbastanza? Se fosse possibile, non so, per altri 30 anni. Lascia che il mistero ti avvolga. E ora, chiudi gli occhi. Voice Over, un radiodramma scritto da Gianfranco Faini con Alice Modonesi e Gianfranco Faini.